Buongiorno a tutti. Anche oggi, nella nostra rubrica di benessere e sana alimentazione, vi daremo qualche consiglio per una sana merenda. L'ingrediente di oggi è il pomodoro, ricco di nutrienti, di minerali come il potassio e il fosforo, e la buccia fornisce un carotenoide importantissimo, il licopene, che con la cottura aumenta la sua concentrazione e favorisce la lotta contro i radicali liberi. Con questo ingrediente quale ricetta ci proponi oggi? Ciao Evelina, oggi ti preparo un gazpacho di pomodori e lamponi con un cetriolo marinato alla menta e un grana padano DOP riserva. Per prima cosa sbucciamo il cetriolo, lo tagliamo a fettine sottili e lo immergiamo in acqua frizzante per farlo diventare croccante. Le aggiungete poi della menta per insaporirlo e lo mettete in frigorifero. Andiamo a frullare i pomodori, io li ho già lavati, li frulliamo con tutti i semi e anche la buccia. Volevo ricordare che il pomodoro crudo fornisce un'alta percentuale di vitamina C, importante in questa stagione per la produzione del collagene che mantiene i nostri tessuti sani ed elastici. Evelina, io intanto ho inserito insieme ai pomodori dei lamponi, del peperoncino, questo ne metto un po' di più perché è proprio leggermente piccante, e frulliamo. Dopo aver frullato lo filtriamo in modo tale da togliere tutti gli eventuali semi e pezzettini di buccia. Un pochino di pepe, sale, pochissimo olio extravergine. Vado a tagliare il sedano a piccoli cubetti, proprio fini. Anche il sedano in questa stagione mangiamolo in abbondanza, quando abbiamo appetito può aiutarci a favorire il senso di sazietà per le fibre e anche un'azione diuretica per la ricchezza d'acqua e di potassio. Non ci resta che impiattare verso nel mio piatto, ma questo può anche essere al bicchiere, quindi può essere anche proprio bevuto. Vado ad aggiungere tutti i cubetti di sedano, andiamo ad aggiungere il cetriolo e per ultimo dei piccoli cubetti o scaglie, come preferite, di grana padana DOP, e per questa ricetta ho scelto un riserva. Ecco Danilo, in questa ricetta il grana padano DOP aggiunge non solo proteine ma anche sapidità, quindi io magari ridurrei il sale nella preparazione. Sì, ho messo proprio una leggera macinata. Quindi possiamo anche evitare di inserirlo, proprio perché possiamo aggiungere in modo naturale il sale con il grana padano. Gazpacho di pomodori e lamponi, cetriolo marinato alla menta e grana padano DOP riserva.